innovare e competere con l'economia circolare. Oggi, secondo appuntamento della Confederazione Imprese Veneto a Villa Ottoboni a Padova, si parla di energia. Si è chiamati a discutere il Ministero, l'Enea, tutte le istituzioni che parlano di energia elettrica e soprattutto anche delle imprese che sull'energia fanno business, perché l'obiettivo di questi tre appuntamenti dedicati ai dirigenti e ai funzionari della Confederazione Imprese Veneto, delle sue territoriali, è quello di inquadrare i problemi, capire come risparmiare nell'ambito dell'economia circolare, ma anche poter far business. Quindi la dimostrazione che in questi ambiti è possibile fare impresa, startup ma non solo, è essenziale per dare sviluppo a un mondo che l'artigianato può intercettare. Sono moltissime le imprese artigiane che si occupano per esempio di energia, si parla di almeno 7.900 imprese artigiane venete e quindi stiamo parlando di numeri molto grandi. Il problema è far sì che queste sappiano su che driver sviluppare il loro business. Beh, io credo che questi temi siano temi estremamente attuali e la grande soddisfazione è che Confartigianato, nella sua articolazione sia a Veneto ma anche in tutte le territoriali, ormai è da un decennio che tratta questi temi. Poi ciò che è successo anche da un punto di vista ambientale nel Veneto recentemente, i disastri ambientali che abbiamo avuto, ci dicono che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo andare su questo tema, come stiamo facendo, con un duplice obiettivo. Il primo è quello di sensibilizzare gli imprenditori rispetto al risparmio dell'ambiente. Forse lo abbiamo, anzi sicuramente lo abbiamo sfruttato troppo, lo abbiamo in qualche maniera violentato. Dall'altra, trovare dei filoni di business, perché all'interno di questo percorso virtuoso c'è anche la possibilità di trovare nuovi sistemi di lavoro che creano comunque nuove occasioni di business. Ecco, allora questa duplice sensibilizzazione rispetto all'ambiente e una grande attenzione rispetto a quello che può derivare anche come nuovo strumento di lavoro, credo che sia l'obiettivo di divulgazione rispetto alla nostra base sociale. Già il risparmio energetico è business, perché vuol dire che le nostre imprese, anche le piccole, con l'efficienza energetica spendono meno. Lei sa meglio di me che noi avevamo nel vecchio modello dell'energia fossile, tratta da fonti fossili, dei costi pazzeschi perché la importavamo da tutto il mondo, il petrolio, i idrocarburi. Quindi risparmiare energia è l'efficienza energetica, è business, non è che non è business. Dopodiché noi stiamo incentivando quindi sia l'efficienza sia la produzione da fonti rinnovabili con alcune iniziative concrete. È in gestazione un decreto per incentivare le fonti rinnovabili. Noi lavoriamo in una forte partnership con il Ministero dello Sviluppo Economico e il rapporto è ottimo e abbondante. E poi sul piano strategico siamo chiamati entro l'anno a consegnare la prima bozza del piano energia e clima che deve andare a Bruxelles. Ecco, lì ci sarà un cambio di paradigma ed è una fortuna un'iniziativa come questa. Perché il paradosso qual è? Il paradosso, un paese che non sempre pianifica al meglio e poi rispetta le proprie pianificazioni, se noi non rispetteremo quelle pianificazioni andremo in infrazione comunitaria, perché tutto il meccanismo si regge sul regolamento comunitario. Quindi vorrà dire che questo piano lo dobbiamo fare bene, deve essere sensato, curato e partecipato, perché poi vorrà dire che cura le nostre scelte energetiche all'interno dei mutamenti climatici per i prossimi 12, 13, 15, 20 anni. E quindi è chiaro che lì si fa una scelta di campo. Mi pare che le cose stanno andando bene, c'è un'ottima sinergia fra i ministeri coinvolti, le cose non scontate e stiamo lavorando in maniera appassionata. Naturalmente, collateralmente, questo è il quadro strategico. Cioè abbiamo i decreti sugli incentivi, iniziative per l'efficientamento degli immobili, altra, come dire, prateria sconfinata. Lei pensi rendere efficiente tutto l'immenso patrimonio immobiliare italiano? E questo lei dovrebbe dirlo più lei agli artigiani. È più lavoro che prefabbricato, che è più manodopera e cura. E quindi potrebbero esserci straordinarie opportunità di lavoro, di sviluppo e anche di esportazione della nostra capacità.
Allora, piccola e media impresa, diceva giustamente lei, sono l'ossatura e sono la spina dorsale del nostro paese. E il punto di forza della piccola e media impresa è proprio la capillarità, la pervasività. Dall'altra parte però il limite è proprio la piccola dimensione che tanti problemi crea, tante barriere crea nell'accesso all'informazione, nell'accesso alla tecnologia, nella velocità di cambiamento. Allora, Enea interviene in questo punto. Enea è un'agenzia nazionale che svolge un duplice ruolo. Da una parte è un ente che fa ricerca, fa sviluppo tecnologico e quindi mette a disposizione delle tecnologie che possono essere utilizzate da singole aziende oppure da gruppi aggregati, quindi i famosi distretti industriali, che sono un sistema che consentono di gestire questa complessità, questa parcellizzazione, in modo tale da rendere più efficace l'effetto. E dall'altra parte Enea supporta le aziende con know-how, con informazioni, con sperimentazione. Noi siamo anche il braccio tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi noi supportiamo il Ministero dello Sviluppo Economico nella messa a punto della normativa, quindi trasferendo anche questa sensibilità al policy maker in modo tale da recepirla all'interno, no, della normativa di settore. Per quanto riguarda una delle ultime attività che Enea ha messo in campo in collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale, c'è un progetto che si chiama ESPA ed è un progetto di supporto alla pubblica amministrazione, al cui interno però c'è una linea d'azione dedicata alla piccola e media impresa. Per questo settore noi stiamo sviluppando due prodotti importanti, linee guida per la piccola e media impresa per la realizzazione della diagnosi energetica, che rappresenta il punto di partenza del percorso di efficientamento oppure del percorso di messa a punto di tecnologie per l'autoproduzione, e dall'altra parte molto importante è una piattaforma per una prima autodiagnosi rivolta agli imprenditori, perché una delle barriere è che l'imprenditore, la piccola e media impresa, lavora tantissimo, ha pochissimo personale dedicato a questo tema. Allora dare all'imprenditore uno strumento che lui in casa propria possa utilizzare per avere una prima valutazione, dopodiché può rivolgersi o a un ente o a un'agenzia o a un professionista fondamentale, in modo tale da poter sviluppare l'intero percorso. Questo è importantissimo, perché una delle barriere principali che noi abbiamo riscontrato è la difficoltà da una parte di arrivare alla piccola e media impresa, dall'altra parte di carpire la fiducia dell'imprenditore, che tante volte, impegnato con me in una linea di produzione serrata con i tempi e quindi col mercato, il confronto col mercato, ha sempre il timore di innovare o di modificare il processo produttivo, dall'altra parte non ha personale da dedicare a questo tema, terzo ha difficoltà a trovare un consulente esterno che si dedichi ad aziende che per esempio hanno dei consumi sempre sotto i 20 megawatt anno. Quindi in questo senso il ruolo di confartigianato, cioè di un'associazione di categoria, importantissima, perché riesce ad aggregare e riesce a trasferire questa informazione, e dall'altra parte la collaborazione con enti pubblici che danno la terzietà, quindi la sicurezza all'imprenditore, che praticamente quello che gli viene detto non è semplicemente un modo per una modalità di mercato per poter abusare di loro, ma è la sicurezza e la fiducia che un ente pubblico può trasferire.